Benvenuti amici del gusto relativo, siamo in compagnia di Alfio Cavallotto, ci ospita oggi nella sua cantina, nella sua tenuta, che gestisce con i fratelli, con la sorella, credo, e stiamo esplorando la sua cantina, piena di vino ovviamente, e soprattutto grandi botti, piacevole odore, diciamo, di vino quasi mosto, che Alfio ci sta facendo esplorare e che ci racconterà, diciamo, adesso qualcosina su quello che possiamo trovare qui in cantina e su come il suo vino evolverà in questi anni. Sì, siamo all'interno della cantina che è proprio all'interno della collina Brico Boschis. Abbiamo botti di rovere di Slavonia, il nostro legno classico, tradizionale, che sempre utilizziamo. Sono botti di media dimensione, come questa, da 5.000 litri, 50 ettolitri, soprattutto Barolo, ma si invecchiano anche altri tipi di vino, sempre molto tradizionali della Langa, come il Dolcetto, che ha un invecchiamento molto breve, solo 6 mesi. Facciamo anche del Langhe Fresa, sempre da vigneti singoli, che ha un invecchiamento di un anno, anche 15 mesi. Quasi tutti crudi, diciamo. Sì, sì, sono tutte le singole vigneregie francesi. Esatto. C'è anche la Barbera, singola vigna, che è all'interno del gruppo Brico Boschis, quindi una vigna molto particolare di Barbera, che occupa la parte ovest del Brico Boschis. Ha un vecchiamento di 2 anni, quindi questi legni vengono utilizzati anche, non solo per il Barolo. Ovvio che però il vino più importante è proprio il Barolo, una piccola parte anche di Langhe Nebbiolo che deriva comunque dal Barolo, che invecchia 15 mesi, 18 mesi. Il Barolo invece partiamo da 3 anni come minimo, se l'annata è un'annata critica, particolare, e non è possibile avere un invecchiamento di 3 anni minimo, si preferisce fare dell'Langhe Nebbiolo. E poi le riserve, che hanno fino a 5 anni di invecchiamento, quindi si parla veramente di invecchiamenti lunghissimi. Le botti sono grandi, quindi c'è un'evoluzione costante, molto molto lenta, e questo garantisce proprio anche questo tipo di invecchiamento molto neutrale, che non cambia in maniera drastica il gusto, soprattutto non aggiunge vaniglia o non aggiunge come può essere l'uso di una barrica, o di barrica, esatto, diciamo, piccolo in generale. Il rischio è che dopo pochi mesi magari ci siano dei gusti estranei, diciamo così, tra virgolette artificiali, perché non è il gusto originale dell'uva, ma c'è un'aggiunta di questo. I vini classici tradizionali non devono assolutamente avere. Anche il gusto di legno è un grave difetto, certo, che può esserci qualche volta. Assolutamente. Senti, c'hai queste botti, queste mi dicevi sono un po' più vecchie. Sì, queste sono più nuove. Abbiamo botti in media una botte a 20 anni, perché le botti vengono usate per 40 anni. Una media di 120 anni. Come dimensioni, questa qui è la dimensione qui media, intorno ai 5.000 litri. Abbiamo delle botti più grandi, da 60 ettolitri, da 80 ettolitri, da 100 ettolitri. Più la dimensione è grande, ovviamente più l'invecchiamento è delicato, è fine, è più minimo, equilibrato. Equilibrato, sì. C'è da dire che certe annate particolarmente robuste, ricche di tannino e di struttura, e con dei soprattutto con un bouquet molto più ricco di frutta, con materia scura, quindi con sono annate particolarmente difficili da invecchiare, e quindi è meglio usare botti più piccole o più nuove, quindi si può giocare questa su questi due campi, ecco, la dimensione e l'età. Quindi annate tipo il 2010-2013, botti un pochino più nuove e dimensioni piccole, annate più delicate come il 2015 o il 2012 o il 2011, botti un pochino più grandi o più vecchie.
Va bene, allora noi ci spostiamo adesso piano piano da un'altra parte in vigna, andiamo a vedere anche qual è l'approccio della tua tenuta, delle tue cantine, della tua produzione in termini, diciamo, di produzione proprio agricola.